Allora, buongiorno, seduta del 21 maggio 2020. Predisponiamo l'appello. Sì, procediamo all'appello della seduta del Consiglio della terza circoscrizione del 21 maggio 2020. Allora, comincio con l'appello nominale. Adelfio. Presente. Bruschetta. Presente. Ulemi. Presente. Ilardi. Presente. Tester. Presente. Cattararo. Presente. Rappa. Presente. Sant'Angelo, non c'è. Tarantino. Presente. Terranova. Presente. Siete presenti in nove. Assente uno. La nomina degli scrutatori. Terranova, Adelfio, Prester. Potete cominciare. Ci sono comunicazioni che sono state pervenute dai consiglieri? No, io Richieste? no. Nulla? Presidente, io dovevo Premessa è stata fare. fatta ai vigili urbani, è stata trasmessa per quanto riguarda la potatura degli alberi. Quella che abbiamo letto ieri. Sì, sarà trasmessa, giusto? Mazza. La trasmettiamo, non c'è. Allora, nell'ambito delle comunicazioni ha chiesto la parola il consigliere Bruschetta. Consigliere, può parlare. Sì, grazie Presidente. Allora, ieri ho partecipato alla videoconferenza per la presentazione del progetto della pista ciclabile, se vi ricordate, della dismessa ferrovia a scartamento ridotto Palermo-Camporreale, tratto Palermo-Monreale. L'architetto Giancarlo Gallitano del Dipartimento Architettura dell'Università di Palermo, che ha collaborato con il redattore del progetto, quindi con la riunione temporanea di imprese, ha presentato il progetto. Trattasi di ben 12 chilometri. Il tratto inizia, diciamo, alla stazione Notar Bartolo. E molti tratti, diciamo, di questa vecchia antica trazzera, diciamo, chiaramente non esistono più. E quindi sono sostituiti chiaramente perché adesso ci sono dei palazzi, quindi questo tratto chiaramente è sostituito dalla sede stradale che verrà in parte adibita a pista ciclabile. Intanto, per quanto riguarda le zone interessate, ecco, è importante saperlo, che chiaramente non ci siamo noi come terza circoscrizione, perché nel percorso sono interessate la quinta circoscrizione e la sesta circoscrizione. In particolare, diciamo, le zone interessate sono la via Giordano, quindi dalla stazione Notar Bartolo si passa alla via Umberto Giordano, poi abbiamo zona Malaspina, via Borremans, attraversamento, diciamo, della via Regione Siciliana, poi accanto, diciamo, al Parco di Tore, che c'era ancora questa vecchia trazzera, si andrà verso via Cimabue, andremo verso via Dogali, si attraverserà Villa Turrisi, se non erro, per poi salire per Luparello, Baida, intraprendere la strada provinciale 69 e arrivare, diciamo, al Duomo di Monreale. Quindi vedete bene che, diciamo, non fa parte chiaramente la terza circoscrizione, però è importante questa iniziativa perché non solo crea una nuova modalità di spostamento, diciamo, causa del decongestionamento, diciamo, del traffico motorizzato, ma è anche una diminuzione dell'impatto ambientale, inquinamento atmosferico, ma soprattutto recupera delle aree, diciamo, storico-culturali della Conca d'Oro. In previsione che anche diciamo, la nostra terza circoscrizione, se ben ricordate, abbiamo fatto una mozione, mi sono permesso di invitare, diciamo, l'architetto Gallitano ad eventuali incontri in terza per poterci magari aiutare e consigliare per la redazione chiaramente di un progetto. E ho visto da parte sua disponibilità, apprezzamento e una fattiva collaborazione gratuitamente, chiaramente.
L'unica nota stridente che ho potuto verificare in questi incontri è chiaramente la mancanza delle personalità politiche, no? Erano stati invitati, diciamo, assessori comunali, regionali, ma purtroppo non si sono presentati. Il progetto è ampio perché prevede un importo di circa 4.500.000 euro, e chiaramente parte in importo a base d'asta, parte, diciamo, in delle spese per quanto riguarda, chiaramente ci sono delle aree occupate, ci sono delle aree che verranno, deve essere tolta la concessione perché chiaramente sono al momento occupate. Ecco, Presidente, io ho finito. Grazie consigliere per il suo apporto, è stato molto prezioso. Presidente, se posso rispondere al collega, se mi dà la parola. Rispondere in che senso? Cioè, contribuire alla... Sì, certo. Sì, contribuire, diciamo, per aggiornarci su questo, okay, su questo sì, progetto. Dico. Sì, collega Bruschetta, ma è della regione che si sta interessando oppure del comune di Palermo? Sì, le rispondo, collega. In poche parole, tutto parte da un bando messo da parte del comune, un bando che prevedeva che i due migliori progetti, il miglior progetto veniva, diciamo, ecco, votato, e quindi è successo che questo progetto che è arrivato per primo ha fatto sì che si è unito con il secondo collaborando, e quindi hanno redatto questo progetto. Chiaramente è comunale, è stato un bando voluto dal comune, che chiaramente avrà apporti anche regionali, perché ci sono opere, specialmente per quanto riguarda, parliamo zone archeologiche, zone, forse, diciamo, il consigliere Nardi chiedeva i finanziamenti con la... sì, si erano finanziati dalla regione o dal comune di Palermo. E poi il dottor Gallitano, fa parte del comune di Palermo o della regione? No, l'ho detto all'inizio, fa parte del Dipartimento Architettura Università Palermo, collabora con il redattore del progetto. Siccome c'è stato un bando da parte del comune, chiaramente loro hanno redatto il progetto al momento, che il progetto è di 4.500.000 euro, è grande, 9 milioni, in milioni sarebbero 9. Chiaramente poi deve essere, il progetto deve andare avanti, deve essere chiaramente, la liquidità ci deve essere, per ora siamo soltanto all'inizio. Loro hanno redatto perché il comune voleva fare questo bando, che era da tempo che si andava dietro a questa vecchia linea ferrata, che era antica, chiaramente dopo le costruzioni degli anni 70, molte zone sono state costruite in quella trazzera, e si creano delle zone alternative, chiaramente nelle strade principali adibite a queste strade. Chiaramente è stata una riunione di, chiaramente, di 3 ore di tecnici. Io ho cercato di riassumere, diciamo, il nocciolo, chiaramente quello che avevo maggiormente i dati fondamentali. Certo, sarebbe importante questo collegamento tra la città e il comune, certo, reale. Ma ripeto, poi ci vogliono i finanziamenti, il bando era soltanto per la progettazione di questo progetto. Sì, loro per conoscenza ce l'hanno mandata a noi tutta la documentazione, se lei si ricorda. Certo, se no, certo, mi ricordo, siete stati voi a delegarmi a partecipare. Appunto. Grazie collega della spiegazione, del suo contributo. Grazie Presidente. Bene, ci sono altri interventi o possiamo proseguire? Non ci sono altri interventi. Allora, volevo notiziare il Consiglio che ieri pomeriggio c'è stata una conferenza dei presidenti alla presenza dell'assessore Marano e Mattina. Si è discusso prevalentemente su un'opportunità che il decreto di rilancio, l'ultimo che è stato pubblicato già in Gazzetta, ci sarebbero dei fondi da poter sfruttare nell'ambito di attività ludico-ricreative
rivolto a bambini di 3 anni. Questi progetti saranno gestiti dal Comune di Palermo e il Comune stesso ci ha fatto pervenire una sorta di bozza di regolamento che noi andremo a leggere e possibilmente abbiamo l'opportunità di arricchirla. Cosa molto importante, che poi magari ne discuteremo, i tempi purtroppo sono strettissimi rispetto alla previsione dell'inizio delle attività che si dovrebbero svolgere per tutto periodo estivo, quindi dal 15 giugno in poi, credo fino a settembre. Quindi io, se il consigliere Terranova è disponibile, se può dare lettura di questa bozza di, chiamiamolo, regolamento. Va bene, Presidente. Posso? Sì, iniziamo a leggere. Attività ludico-ricreative e centri estivi per bambini di età superiore ai 3 anni e per gli adolescenti. Alla luce delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19, emanate dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, il Comune di Palermo intende definire le modalità di realizzazione. Dal 15 giugno al 15 settembre sarà possibile attivare iniziative ed attività ludico-ricreative e centri estivi per i bambini d'età superiore ai 3 anni e per gli adolescenti. Le attività possono essere attivate e realizzate direttamente da enti senza scopo di lucro, in strutture private e con risorse private. Attivate e realizzate da enti senza scopo di lucro, in strutture e spazi pubblici e con risorse private. Attivate e realizzate da enti accreditati senza scopo di lucro, in strutture e spazi pubblici con risorse pubbliche. Attivate e realizzate da enti accreditati in luoghi e spazi privati con risorse pubbliche. Attività di strada. Occorre inoltre attivare apposita convenzione con l'Università di Palermo per una campagna informativa e formativa da parte di studenti di medicina ai ragazzi e ragazze per strade e nelle ville. Collaborazione con i servizi di educazione alla salute dell'ASP di Palermo. Collaborazione con l'Associazione dei Pediatri. Collaborazione con il CESVOP per una campagna di promozione per giovani volontari che hanno voglia di affiancare educatori esperti nei centri estivi anche per servizi di supporto, triage d'accoglienza, accompagnamento lavaggio mani. L'esperienza verrebbe certificata come formazione informale, coinvolgimento dei giovani in servizio civile. Tutte le attività saranno inserite in un catalogo che sarà presentato entro il 15 giugno e sul quale le famiglie possono prenotare la partecipazione dei bambini e degli adolescenti. Le richieste per essere inseriti nel catalogo dell'offerta dei centri estivi dovranno pervenire entro il giorno 10 giugno 2020, compilando il form online previsto e allegando l'eventuale documentazione richiesta in base alla tipologia di attività richiesta di cui ai punti precedenti da 1 a 4. Luoghi pubblici che saranno oggetto di avviso per il loro utilizzo: Giardino dei Nidi, Maria Pia di Savoia, La Malfa, Girasole, Coccinella, Rallo, Papavero, Morvillo, Giardino di Villa Garibaldi, Rosetto, Rosa Balistreri, Villa Trabbia, La Favorita, Il Campo Ostacoli, Villa Giulia, Giardino Inglese, Villa Niscemi, Villa del Carabiniere, Città dei Ragazzi, Villa della Giraffa, Campetto Zen, Parco Tindari, Cortili e Giardini delle Scuole, Musei e Biblioteche. Occorre attivare apposita ricognizione dei luoghi privati da mettere a disposizione. Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19.
si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità condivisa con le famiglie nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. Gli aspetti presi in considerazione riguardano l'accessibilità, gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile, gli standard per il rapporto numerico fra il personale e i bambini ed adolescenti e le strategie generali per il distanziamento fisico, i principi generali di igiene e pulizia, i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori e i gruppi di bambini e adolescenti, l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e adolescenti, i triage in accoglienza, il progetto organizzativo del servizio offerto, le attenzioni sociali per l'accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità, l'accessibilità degli spazi, le condizioni di salute dei bambini che accedono nei centri estivi devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta. Devono in ogni caso essere previsti criteri di priorità nell'accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro. Per esempio, situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart working, condizioni di fragilità. In via generale, l'accesso deve realizzarsi alle seguenti condizioni. Da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende che il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti. A tale scopo dovranno essere distinte fasce relative alla scuola dell'infanzia dai 3 ai 5 anni, alla scuola primaria dai 6 agli 11 anni e alla scuola secondaria dai 12 ai 17 anni. Mediante iscrizione è il gestore a definire i tempi e i modi di iscrizione, dandone comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte, con criteri di selezione della domanda nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa. Deve essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio la condizione di disabilità del bambino adolescente, la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino adolescente, il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente. In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate. Le verifiche sulla funzionalità dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza. In considerazione delle necessità di distanziamento fisico, è opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra. Vista l'organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto a individuare una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività dei centri estivi nell'ambito del territorio di riferimento. In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'areazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente. Tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo. I criteri sottoriportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attività comuni, come il pasto o l'uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio Covid-19. Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini e adolescenti sarà graduato in relazione all'età dei bambini ed adolescenti nel modo seguente. Per i bambini di età di scuola d'infanzia dai 3 ai 5 anni, un rapporto di un adulto ogni 5 bambini. Per i bambini in età di scuola primaria, dai 6 agli 11 anni, un rapporto di un adulto ogni 7 bambini. Per gli adolescenti
in età di scuola secondaria, cioè dai 12 ai 17 anni, un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico. Considerato che l'infezione virale si realizza per goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando, o per contatto, toccare, abbracciare, dare la mano, o anche toccando bocca, naso, occhi con le mani precedentemente contaminate, le misure di prevenzione da applicare sono sempre le seguenti: lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso, non tossire o starnutire senza protezione, mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone, non toccarsi il viso con le mani, pulire frequentemente le superfici con le quali viene in contatto, areggiare frequentemente i locali. Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. Particolare attenzione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine. Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente dalle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e disinfezione almeno giornaliera, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloroattivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. Oltre alla verifica dei requisiti di formazione, è necessario prevedere un certo numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità. In via complementare, costituirà un'opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari opportunamente formati. Tutto il personale professionale e volontario deve essere formato sui temi della prevenzione di Covid-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. Molto importante è anche che tutti gli operatori conoscono per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi. Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni: continuità di relazione fra gli operatori e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche ai fini di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; e pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività almeno giornaliera con detergente neutro; lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività dopo l'utilizzo dei servizi. Aspetta, che ho perso qui, ecco. Dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti. Attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto. Non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini. È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionarne la programmazione nell'arco di un tempo complessivo congruo. Meglio, inoltre, organizzare l'accoglienza all'esterno dell'area, segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
All'ingresso nell'area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante. L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori che rientrano in turno. I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un opportuno ingresso separato dall'area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno fra i 5 e i 10 minuti. Quando possibile saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone, o in assenza di questa, di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere ricognato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente. Chiedere ai genitori se il bambino o l'adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa. Dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto, da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcol prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione. La stessa procedura va posta in essere all'entrata per gli operatori. Il gestore dell'attività deve garantire l'elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del comune nel cui territorio si svolge l'attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali. Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e allo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno. Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli precedenti e successivi previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate. Il numero di età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico. Gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale mediante l'utilizzo di una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali, ad esempio accessi, aree gioco, aree servizio, siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico. I tempi di svolgimento delle attività e il loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza, e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali. L'elenco del personale impiegato, nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini e adolescenti accolti, ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori. Le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individuazione del progetto di attività da proporre e realizzare. Le specifiche modalità previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti,
con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l'accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico. Le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali. L'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di salute attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali. Il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica. Le modalità previste di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e dal regolare utilizzo delle mascherine, quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini e adolescenti con disabilità e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive. Il rapporto numerico nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità deve essere potenziato integrando la dotazione degli operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a un operatore per un bambino e adolescente. Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione dell'attività, tenendo conto anche delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come delle necessità di accompagnare bambini e adolescenti con disabilità nel comprendere il senso della misura di precauzione. E allora, qui sono... Allora. L'adeguata... Sì, l'adeguata sensibilità... Sì. No, c'erano altre pagine, ecco, perché forse ci sono pure alcuni allegati, forse tipo un facsimile di modulo per questi centri. Noi non lo vediamo. L'adeguata... L'adeguata sensibilizzazione e formazione degli utenti dei centri diurni sono fondamentali nella prevenzione dei casi di Covid-19. È importante organizzare attività di animazione e socioeducative per veicolare questi messaggi in modo corretto, prevedendo sempre piccoli gruppi e rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i partecipanti. Tuttavia, si ha la consapevolezza delle possibili difficoltà nella formazione degli utenti a causa dell'età avanzata e o deficit cognitivi e fisici spesso presenti. Pertanto le modalità devono essere adattate alla realtà locale. La sensibilizzazione e la formazione devono concentrarsi sul far rispettare le seguenti misure. Utilizzo della mascherina chirurgica, possibilmente con elastici. Evitare strette di mano, baci e abbracci. Igiene delle mani, in particolare dopo l'utilizzo del bagno e prima di mangiare. Lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso o frizione con soluzione idroalcolica. Igiene respiratoria, tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito. I fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera chiusa. Mantenersi a distanza di almeno un metro, evitare di condividere oggetti con altri utenti come asciugamani, salviette, piatti, bicchieri, posate, cibo. Se è possibile, la sensibilizzazione, l'educazione e la formazione degli utenti dovrebbero basarsi su sessioni di breve durata, non più di 30 minuti, un'ora, e includere esercitazioni pratiche o anche ricreative, ad esempio dimostrazioni sulle pratiche per l'igiene delle mani e respiratoria, per rafforzare la sensibilizzazione e la formazione
è importante utilizzare memoria visivi come poster, cartelli, volantini, screensaver che dovrebbero, ad esempio, insistere sull'igiene delle mani, sul distanziamento sociale e altre precauzioni, nonché sulle necessità di monitorare lo stato di salute. Un operatore all'ingresso che indossa mascherina chirurgica e guanti effettua una valutazione di ogni soggetto che accede alla struttura, in modo tale da consentire l'identificazione immediata di persone che presentino sintomi simili influenzali, tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito e o febbre. Si raccomanda che tale valutazione preveda anche la misurazione della temperatura con termometri che non prevedano il contatto o termoscanner fissi ove disponibili e compilazione di breve questionario o intervista da parte di un operatore. Nella stessa occasione è importante ricordare le norme comportamentali e le precauzioni raccomandate per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, nonché fare eseguire all'interessato l'igiene delle mani e fare utilizzare gli opportuni dispositivi. È fortemente raccomandato non far accedere al centro gli accompagnatori degli utenti se non strettamente necessario. In ogni caso l'accompagnatore sarà identificato e valutato come innanzi descritto e potrà sostare nel centro il minor tempo possibile. In presenza di temperatura superiore a 37,5 gradi o di altre motivazioni che controindichino l'ingresso e o in assenza di motivazioni valide, deve essere impedito l'accesso alla persona e o all'eventuale accompagnatore. Poi c'è un facsimile, diciamo, forse per come richiesta da parte dei centri estivi, dove ci sono appunto le fasce d'età, gli orari, eccetera, eccetera. E basta, Presidente, è terminato, è la bozza. Ok. Bene, dico, penso che sia molto dettagliato, dico. Molto dettagliato. Francesco! Sì. Me lo mandi a me questo regolamento? Sì, ora lo mandiamo. Allora, dicevo che può essere oggetto di discussione, noi credo che ci possiamo limitare a dare un contributo sulla individuazione delle aree da dove poter svolgere questo tipo di attività, che nella bozza ne parla chiaramente. Aree che si prestano, ecco, chiaramente che si prestano e che hanno dato autorizzazione. Allora, finisco e poi parlate voi. Ok. Anche ho visto pure che ci potrebbero essere anche contributi di forma privata, però nel dettaglio, se non ho capito male, non ho letto, non dicono di quale provenienza. Tra le aree che già sono state individuate da parte dell'amministrazione e che riguardano il nostro territorio, credo che ci sia solo Villa della Giraffa, che effettivamente è uno spazio all'aperto. Si presta bene. E si potrebbe prestare appunto a questo tipo di attività. Noi, dico, il nostro, come dire, contributo è uno, individuare chiaramente altre aree che si prestano, dare pubblicità al bando, soprattutto per la partecipazione di associazioni o strutture che svolgono questo tipo di attività. E diciamo, e dare dei suggerimenti, visto la ristrettezza dei tempi che ci sono rispetto all'inizio delle attività stesse, di attivarci appunto per dare il nostro contributo. Allora, se c'è qualche collega che vuole intervenire su questo. Sì, Presidente, io mi sono iscritto, non so se... Sì. Allora, consigliere. Sì.
Presidente, l'idea è lodevole, chiaramente, perché dà la possibilità ai ragazzi di svolgere all'aria aperta un'attività sia educativa dal punto di vista appunto Covid, sia diciamo ricreativa, e quindi è importante. Però ecco, il problema è, per quanto riguarda, ho letto che l'area destinata al momento, via della Giraffa, io che sarebbe diciamo di amico Geraci, col nome nuovo, giusto, presidente? Sì. Io proprio ieri, presidente, ho fatto una ricognizione lì dei luoghi, non per questo motivo, ma perché ho scelto un tipo. Devo dire che la situazione al momento è disastrosa, per dire altro, in quanto la recinzione, c'è cioè un cancello chiuso, e poi la recinzione, che può entrare chiunque, diversa. L'erba è 2 metri, sta arrivando, tutto abbandonato, pensavo di trovare qualcuno che... Scusami un secondo, consigliere, disattivate tutti i microfoni, tranne Bruschetta, il consigliere Bruschetta. Prosegua, consigliere. Sì, come ripeto, ho provato anch'io a verificare se c'erano operai o qualcuno di guardia, ma non c'era nessuno, soltanto delle persone che portano a passeggio il cagnolino, o ragazzi che entrano magari nel campetto per giocare. La zona è quindi abbandonata, quindi chiaramente non si può prestare assolutamente, e non ci sono i tempi, secondo me, perché vedo che scade il 10 giugno il bando, affinché si possa dare quell'area, diciamo, a disposizione. Dal mio punto di vista, io ho pensato, poi non so, ne parleremo insieme, invece, di sfruttare invece, che secondo me è più adeguato per problemi, diciamo, igienico e di, per tanti altri motivi, organizzativo, io pensavo l'interno della scuola Salgari, che c'è un ampio spiazzale, la situazione è abbastanza recintata, all'interno ci sono bagni, chiaramente in maniera tale che ci sono tutti i servizi per poter, diciamo così, i ragazzi possono usufruire. Si può fare il controllo chiaramente delle persone che entrano, che sono adibite a poter entrare, e c'è uno spazio abbastanza grande affinché si possano svolgere quelle attività appunto enunciate nella bozza, e quindi poter effettivamente l'associazione svolgere un lavoro encomiabile. Ecco, questa era la mia proposta. Grazie. Resterebbe effettivamente. E altri colleghi? Ha chiesto la parola al consigliere Quartararo. Poi su questo ti rispondo, consigliere Bruschetta, su Villa del... Come? Via, dove abbiamo detto? Via, questa via della Giraffa. Villa della Giraffa. Sì, presidente, intanto dico, è un'iniziativa indubbiamente da portare avanti con tutte le nostre forze per cercare di attuarla. Sicuramente i tempi stretti sono stati dettati dal fatto, per così dire, in un certo senso, della partenza della fase 2, perché naturalmente, non sapendo quando si poteva iniziare, con il, in un certo senso, il via libera, i tempi si sono naturalmente ristretti. Dico, io dal canto mio, come proposte, consiglierei anche perché non escludo totalmente Villa della Giraffa, perché potrebbe essere anche un'occasione per dare una rivalutazione, che può essere anche nell'immediato tramite il reset, in un paio di giorni poter tagliare l'erba, è quello che può agevolare lo spazio aperto, in quanto anche con presenza di verde, che ricordiamo che i ragazzi sono chiusi in casa da oltre 2 mesi, e quindi avere uno spazio all'aperto dove ci sia anche la presenza di verde, potrebbe essere cosa giusta. D'altro canto, io vorrei invitare la presidenza di individuare aree un po' sparse nella circoscrizione, per così dire. Un esempio, Villa della Giraffa raggrupperebbe tutto quello che potrebbe essere l'utenza del quartiere Bonagia, lato monte, quindi a Viale, Regione Siciliana, quindi Bonagia, Santa Maria, Chiavelli, potrebbe essere il punto di ritrovo per quanto riguarda i residenti dell'area monte rispetto a Viale Regione Siciliana.
consiglierei alla presidenza, anche dietro mia proposta, di individuare altre aree nella parte a valle, o per così dire nella zona Oreto bassa, che possono essere una scuola che potrebbe essere limitrofa a un quartiere naturalmente altamente popolare e quindi che è tra virgolette dico difficile come quartiere Guadagna. Quindi io proporrei la scuola Oberdan, che ha uno spazio interno con un campetto, un cortile quindi cementificato, più una parte adibita a verde, quindi con alberi, prato e giardino esterno. Quindi si troverebbero tre possibilità per poter fruire i bambini di attività, quindi un'attività ludica sul campo, sul campetto, un'attività sul verde e delle attività anche nel cortile. Quindi proporrei poi anche, essendo anche aree altamente cementificate, quindi che non hanno spazi come villette o spazi verdi, l'unica risorsa possono essere le scuole. Mi viene in mente anche la zona Oreto Policlinico, quindi magari poi la Rappa, essendo lì la consigliera Rappa, potrà consigliare altri plessi che lei conosce sì, all'interno su quella zona Oreto Policlinico. Quindi Presidente, dico, le possibilità non mancano e dico portiamo avanti questa proposta per il bene dei nostri ragazzi del territorio per il periodo estivo, con tutte le possibilità che possiamo avere per portarla avanti. A termine, infatti. Allora, cioè il consigliere Tarantino aveva chiesto... Anch'io. Sì, prima il consigliere Tarantino. Grazie Presidente per la parola. Niente, io innanzitutto volevo specificare una cosa. Lì sul bando, sulla comunicazione, leggiamo Villa della Giraffa. Io per Villa della Giraffa non intendo il centro sportivo di cui parlava poco fa il consigliere, perché io non so dove che ha fatto la passeggiata. Il centro sportivo effettivamente è, tra virgolette, abbandonato a se stesso. C'è l'erba alta e tra l'altro dovevano essere dei lavori, dovevano essere ultimati. Però si limiti per ora a dare il contributo, poi rispondiamo al consigliere Bruschetti. Mentre la villetta della Giraffa, devo dire che è una villetta molto carina, anzi ultimamente è stata molto manutenzionata, quindi trovo che sia la proposta di questa attività nella nostra circoscrizione e l'utilizzo di questa villetta sia un qualcosa di positivo, appunto per far sfruttare al massimo ciò che la terza circoscrizione possiede. Presumo che sia un luogo, tra virgolette, idoneo, anche se ci sono dei lavori da fare, da definire, piccoli lavori che possono essere conclusi nel breve tempo. Quindi iniziativa, anche se condivido l'opinione del consigliere poco fa Quartararo, il quale diceva di un'altra postazione all'interno dell'altra circoscrizione, sarebbe anche ottima questa idea. Grazie. Consigliere. Sì, grazie Presidente. L'iniziativa mi vede ovviamente favorevole, sono contenta perché sono sempre stata pro tempi d'estate, Grest, perché i ragazzi giocano all'aria aperta, però la vedo dura per i bambini che vanno dai 3 ai 5 anni per quanto riguarda la prevenzione, perché sappiamo bene che sono bambini piccoli, un po' difficili da gestire. Quindi non lo so se questa fascia d'età sarebbe opportuno indicarli come limitare. Scusa, non possiamo entrare nel merito del bando, poi ci dobbiamo limitare nell'individuare delle aree che si prestano a questo tipo di attività. Sì, le aree le abbiamo già detto un po' tutte, potrebbero prestarsi bene le scuole che hanno gli atri, hanno i giardini all'interno, ma dobbiamo vedere i dirigenti scolastici cosa ne pensano. Oppure ci sarebbe anche un campetto dietro la chiesa Sant'Arcigno,
che è stata donata alla chiesa, ma è stato lasciato così perché comunque non c'erano fondi, non c'erano, e quindi è rimasto, però potrebbe essere il momento giusto da sfruttare e quindi portarlo a sistemare, a mettere qualche attrezzatura. E poi ecco, anch'io volevo dei chiarimenti su quando si parla di aree private con risorse private. Questo qui volevo sapere prima appunto di girare il bando a qualche associazione o a qualcuno che si occupa di tempo d'estate. Questo Grazie. bozza di bando credo che in tempi brevi lo dovrebbero pubblicare. Noi, ripeto, dobbiamo dare il nostro contributo da un punto di vista proprio territoriale nel suggerire non, delle strutture, delle aree che si prestino. Va Credo che non ci bene. siano più interventi. Sì, Presidente, volevo dare un contributo pure io, Sì, se lei consigliere. mi chiede la parola. Gliela chiedo, gliela do. Grazie Presidente. Intanto ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto perché hanno fatto una sintesi perfetta. E anche il bando, sono favorevole per quanto riguarda questa bellissima iniziativa. Però, caro Presidente, se dobbiamo parlare di sicurezza, essendo io uno sportivo, parlando di sicurezza, potrebbe anche il Comune. Non so, questi calcetti che per il momento sono stati chiusi per la sicurezza del bambino stesso, perché lei mi impara, caro Presidente, se un bambino cade a terra in un cementizio o in una villetta, non può fare altro che sbucciarsi le gambe, le mani, quello che sia. Per il momento che ci sono stati questi privati dei calcetti, se il comune farebbe richiesta, il privato lo metterebbe subito in evidenza, diciamo, l'invito presso le loro impianti sportivi, presso i loro impianti sportivi, che sarebbe per il bambino più sicurezza nel cadere su un tappeto di verde, un tappeto di erba sintetica che cadere su un cementizio. Io Credo che la vedo a modo mio, io la vedo a modo mio così per la qualcuno sicurezza. ma non penso che siano tutti i campi di calcetto. Io poi non lo so, si parlava di campi di calcetto No, qui. no, no, si parlava di villette, Presidente. O qualche collega parlava. Aria aperta, aria all'aperto. Esatto, qualche collega parlava magari di qualche scuola, ma è sempre la sicurezza quella che si deve mettere in atto. Perché se un bambino cade in un cementizio, è normale che si fa male. Presidente, scusi, gli atri delle scuole sono già serviti dai bambini nel periodo Sì, scolastico e sono nei mensili. scusami, consigliere. scusami, collega Quartararo, questa è la mia opinione. Poi, se è dirigente scolastico, come diceva la collega Rappa, se è dirigente scolastico, se assume le proprie responsabilità, ben vengano. Ma io la responsabilità su un cementizio non me la prendo. Io me la posso prendere su un impianto sportivo che è a tappeto che il bambino cade e non si fa male. Io, a mio avviso, poi ognuno Giusto osservare. si può assumere le proprie responsabilità. Grazie Presidente. Ok, c'è qualcun altro che deve intervenire? Non credo. Vado No. bene. Allora, dicevo poc'anzi, rispetto alla legittima osservazione che aveva fatto il collega Bruschetta riguardo la villetta di Via della Giraffa, c'è comunque a detta dell'assessore Marano, confermato anche dall'assessore Mattina, che c'è un impegno dell'assessore Marino a riqualificare in tempi brevi detta struttura. Quindi io questa osservazione l'ho fatta anch'io. È stato garantito che si sarebbe riqualificato, perlomeno c'è avviato un processo di riqualificazione. Scusate, chi deve uscire può uscire. Questa cosa deve essere votata entro oggi. Quindi questa osservazione l'ho fatta. Io con l'occasione ho anche chiesto a questo punto dato che l'iniziativa tende a
valorizzare delle aree nel nostro territorio, avevo chiesto a questo punto che noi come consiglio portavamo delle proposte di area da riqualificare. Io gli ho portato ad esempio l'area di via Pernice, dove in pratica c'è una struttura abbandonata, però mi è stato detto che si valuterà, però loro cercano di fatto un'area già che si presta all'uso. Quindi si è convenuto di individuare diciamo delle scuole dove all'interno delle stesse ci siano delle strutture già predisposte, tipo ad esempio ora mi stai dicendo che l'Emilio Salgari ha una, un campetto o delle aree che diciamo sì, sì, presidente. Quindi potrebbe, noi potremmo suggerire questa la scuola Salgari, una. L'altra potrebbe essere quindi quella che hai detto tu, consigliere Quartararo, l'area di Oberdan. Le scuole elementari un po' tutte hanno il giardino all'interno, la Rosolino Pilo, la scuola Perez, hanno tutte il giardino. Allora, elenco delle scuole che sappiamo che si prestano a questo tipo di attività. Presidente, Perez è piccolo. Posso intervenire, Presidente? Sì. Sì, volevo sottolineare che a proposito dell'area, per quanto riguarda la Salgari, per ben da 10 anni, ogni anno, la parrocchia, in occasione di San Luca, fa delle sallucchie dell'interno. Siccome è abbastanza grande, poi i ragazzi non si devono spostare all'interno dei corridoi perché ci sono i bagni adiacenti al campetto, che è abbastanza grande. Ripeto, per tanti anni si sono svolti, diciamo, manifestazioni, ripeto, per quanto riguarda la parrocchia, ed è sempre stato, è stato accolto, ben visto da tutti quanti, perché è abbastanza grande e quindi c'è la possibilità di tutti quanti partecipare, è abbastanza raccolto. Ripeto, è da tanti anni che si svolge questa manifestazione e ripeto, c'ho un'esperienza ottima per questo, volevo. Ma le parrocchie stesse che hanno pure degli spazi esterni si potrebbero anche coinvolgere, certo, da questo punto di vista. Ad esempio, io sto pensando all'unica perplessità di Villa della Giraffa, che magari, cioè, se ora è in piena estate, che non ci sia un ricovero da parte dei bambini, no, la vedo un po' dura, però poi presumo che loro attrezzeranno con bagni chimici, tettoie, dico, sto pensando io, perché qua il bando non ne parla, a differenza magari di una scuola, che ne so, l'Oberdan o la Salgari, che già c'ha un ricovero dove potessi, come dire, riparare dal sole, lavarsi le mani, però è una mia opinione personale. Altra cosa che dovremmo far osservare, sì, vero è che noi coinvolgeremo le scuole, però è chiaro che presumo che i dirigenti vogliono determinate garanzie, e mi ricollego magari al collega consigliere Lardi, rispetto a qualche incidente che può avvenire là all'interno della struttura per un fatto di responsabilità. Questo bisogna far chiarezza su questo. Perché, no, Presidente, con il fondo è il gestore è l'associazione. Ah, perfetto, io guarda, da questo punto di vista non sono addentrato. Mi scusi, sempre intervengo perché, ripeto, per 3-4 anni, insieme con altri due amici, ho gestito, diciamo, quantomeno a livello parrocchiale, siamo stati nei campetti della Padre Pino Puglisi. Ogni anno facevamo l'assicurazione che 5 euro a bambino, proprio per tutelarlo, ed è importante, ripeto, il discorso che sia chiuso, perché molto spesso altri bambini vogliono entrare, altre persone vogliono entrare, quindi una persona di noi stava proprio all'entrata del campetto, proprio per evitare che altre persone potessero invadere, o altre persone che non c'entravano niente entrare e quindi disturbare l'evento dei ragazzi che si stavano, diciamo, ecco, momento ricreativo. Ecco, questo volevo sottolineare. Allora, poi non ho chiarezza su una cosa, sul
da dove attingeranno, cioè se parteciperanno, ad esempio io presumo che parteciperanno tutte le scuole, perché diciamo il materiale umano verrà da lì. Il numero di partecipanti che ci potrà essere nel nostro territorio, questa potrebbe essere un'occasione, ad esempio, credo, per soprattutto per i quartieri, ciao consigliere Ilardi, per i quartieri diciamo cosiddetti periferici, dove c'è un'alta dispersione scolastica. Si potrebbe ad esempio suggerire pure, soprattutto dare priorità a queste scuole. C'è un bel lavoro da fare, sinceramente. Al di là dei tempi ristretti, c'è un bel lavoro da fare. Quindi secondo me noi potremmo integrare questo documento suggerendo queste diverse scuole. E se in tempi brevi qualcuno può contattare, magari che ha rapporti con i dirigenti, tipo Mare Dolce, per capire un attimino se hanno disponibilità o perlomeno un confronto da questo punto di vista, se per voi va bene. Sì, chiaramente è importante fare una nota da parte del presidente che intende integrare anche delle scuole. Sì, vabbè, dalla discussione è chiaro che noi dovremmo coinvolgere più scuole possibile. Non abbiamo chiarezza, ripeto, sul numero di utenza che potrà partecipare. Dovremmo avere, credo, e non ci siamo problemi, la disponibilità da parte di tutte le scuole che si prestano. Coinvolgere anche le parrocchie, ad esempio a Bonagia, consigliere Tarantino, la parrocchia credo che abbia gli spazi esterni, o sbaglio, o perlomeno è vicino alla struttura di Villa Giraffa. No, devo dire che le parrocchie anche sono impegnate con le loro attività, quindi difficilmente Ok. Ovviamente per il Covid neanche si sono fermati con assistenza alimentare e tante altre cose, quindi dico che certi spazi ci sono. Però io dal canto mio sono più propenso per gli spazi aperti e pubblici. Poi se ci sono le scuole che vogliono partecipare, ben venga. Sì, però non voglio ripetere, spazi aperti e pubblici con determinate condizioni nel nostro territorio non ci sono. Noi li possiamo individuare, però nell'immediato credo che non siano utilizzabili. Li individuiamo per un fatto di opportunità, che se si possa integrare ne terranno sicuramente conto, però chiaramente al momento non sono utilizzabili. Lei aveva qualche altra area in particolare da poter segnalare? No, a me un'altra area, però naturalmente non è attualmente usufruibile, è quella in via dell'Airone. C'è uno spazio abbastanza ampio, solo che naturalmente c'è da un lato la strada e non è recintato. No, dico, ci sono dei bei spazi che potrebbero essere migliorati e sfruttati anche per questo tipo di attività, però naturalmente dall'oggi a domani non è semplice, non abbiamo la bacchetta magica, come vuol dire. Infatti, Presidente, lei diceva entro domani, ma entro domani una cosa del genere. Domani noi ci mandiamo un'email. Perché consideri anche contattando i dirigenti, non so se questo tipo di iniziative devono passare dal consiglio d'istituto per essere approvate, quindi dico, forse non dipenderà solo dal dirigente, quindi dobbiamo vedere tutto questo iter burocratico con le scuole. Quindi io posso contattare il dirigente e documentarmi, farmi carico, anche perché domani seduta di consiglio non ce n'è, quindi dobbiamo portarla avanti come entro domani? Significa entro oggi, perché domani consiglio non ce n'è. Certo. No, ma dico ora, fine consiglio, già Alfredo Mazza già sicuramente avrà preso appunti sulle scuole, vabbè, le ho prese anch'io da poter segnalare. Ce ne vengono altri, integriamo e ci mandiamo una nota, un'email relativamente solo all'individuazione di delle scuole che si prestano,
chiaramente previo contatto con i dirigenti scolastici, glielo sottolineiamo questo, e di eventuali aree da tenere in considerazione, se siete d'accordo. Sì, sì, va bene. Anche se dico già, l'assessore Marano dovrebbe sapere bene o male le scuole, esatto, che si prestano. Ad esempio la scuola qua a Falsomila, a Lodola, dove c'è un giardino arredato con arredi ludici, alberato, quindi questo si presta. Però chiaramente bisognerebbe contattare il dirigente scolastico e dire che se c'è disponibilità per poter... svolgere questo tipo di attività. Va bene, allora noi chiudiamo il consiglio e ci intratteniamo, così predisponiamo questa nota, d'accordo? Così investiamo pure la dottoressa Calderone per questa nota. Ok, alle ore 10:40 la seduta si è conclusa. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti.